Canto 23. Come l'uccello in mezzo alle fronde amate, dopo aver riposato presso il nido delle sue dolci creature durante la notte che ci nasconde tutte le cose, il quale, per poter vedere le care sembianze dei suoi nati e cercare il cibo con cui nutrirli, ricerca nella quale gli sono gradite le più dure fatiche, previene il sorgere dell'alba posato su un ramo scoperto e attende con ansia l'apparire del sole, guardando fissamente solo se spunti l'alba. Nello stesso modo Beatrice stava eretta e attenta, rivolta verso quella parte del cielo in cui il sole sembra rallentare il suo corso. Così che io, vedendola intenta nell'attesa e desiderosa, divenni come colui che con il desiderio vorrebbe ardentemente qualche cosa che ancora non ha, ma nella speranza di ottenerla, allevia alquanto il suo desiderio. Ma poco tempo trascorse tra l'uno e l'altro momento, e cioè tra il momento della mia attesa e il momento in cui vidi il cielo rischiararsi sempre di più. E Beatrice disse: «Ecco le schiere trionfanti di chi ha militato nella Chiesa e tutto il frutto raccolto dalle influenze esercitate da questi cieli». Mi sembrava che il suo volto si illuminasse di una luce vivissima e i suoi occhi erano talmente pieni di gioia che io sono costretto a procedere oltre senza parlarne. Come nei pleni luni sereni, la luna splende in mezzo alle stelle, le ninfe eterne, che dipingono con le loro luci il cielo in tutte le sue parti, così vidi sopra migliaia di anime luminose uno splendore abbagliante. Cristo, che con la sua luce le illuminava tutte quante, come il nostro sole accende le stelle, e attraverso quella luce traspariva la fulgidissima persona di Cristo tanto luminosa ai miei occhi che essi non potevano sostenerla. «Oh Beatrice, dolce e cara guida!» Ella mi disse: «Ciò che ti acceca è una forza a cui nessuno può resistere. In questa luce vi è Cristo, la sapienza e la potenza di Dio che con l'incarnazione e la passione aprì agli uomini le strade che collegano il cielo con la terra. Vie che in passato furono a lungo desiderate». Come il fulmine si sprigiona dalla nube poiché si dilata in modo tale da non potervi più essere contenuto e contrariamente alla sua natura si volge verso terra, così la mia mente, dilatatasi in mezzo a quelle meraviglie celesti, uscì di se stessa e ora non è in grado di ricordare quello che allora abbia fatto. «Riapri gli occhi e guardami. Hai veduto cose tali da essere oramai in grado di sostenere la luce del mio sorriso». Io ero nella stessa condizione di colui che si sveglia da una visione subito dimenticata e che inutilmente si sforza per richiamarla alla memoria, quando udì l'invito di Beatrice, degno di tanta gratitudine che non potrà mai essere cancellato dalla memoria il libro che registra il passato. Se ora tutte le lingue dei maggiori poeti, che Polimnia e le altre muse sua sorelle nutrirono in abbondanza con il loro latte dolcissimo, cantassero con me per aiutarmi, non riusciremmo a descrivere neanche la millesima parte di quello che era il santo sorriso di Beatrice e come esso fosse reso più luminoso dalla divina presenza di Cristo. E così, nel descrivere il paradiso, è necessario che il poema sacro passi oltre, come colui che trova il proprio cammino bloccato da qualche ostacolo. Ma chi pensasse all'importanza dell'argomento e a quanto esso sia difficile e che le mie sono solamente le forze di un uomo, allora potrebbe capirmi e non biasimarmi se io, sotto questo peso, qualche volta tremo. Quello che l'ardita prora della nave del mio ingegno va fendendo non è un tratto di mare adatto ad una piccola barca o ad un nocchiero che voglia risparmiare le sue forze. «Perché contempli me sola e non ti volgi più a osservare le schiere delle anime beate che formano il giardino celeste e sbocciano come fiori sotto i raggi della luce di Cristo? In questo giardino si trovano la Vergine Maria, la rosa nella quale il Verbo Divino si incarnò. Si trovano gli Apostoli, i gigli al cui profumo sparso tramite opere e parole, gli uomini intrapresero il cammino della vera fede». Così Beatrice parlò,
E io, che ero pronto come sempre a fare la sua volontà, ritornai a mettere alla prova i miei deboli occhi. Come talvolta i miei occhi, dopo essere stati per qualche tempo all'ombra delle nubi, videro un prato in fiore illuminato da un raggio di sole filtrante attraverso lo squarcio di una nube, così io vidi molte turbe di anime illuminate vivamente da raggi ardenti che venivano dall'alto, senza però che se ne vedesse l'origine. Oh Cristo, benigna virtù che imprimi l'impronta della tua luce sui beati, tu ti sollevasti verso l'empireo allo scopo di dare ai miei occhi la possibilità di sostenere il tuo fulgore. Il nome di Maria, la rosa mistica che io sempre invoco nelle mie preghiere mattina e sera, mi fece raccogliere tutta l'attenzione per riuscire a scorgerla fra tutte quelle anime splendenti, come la più splendente delle fiamme. Non appena io ebbi individuato l'intensità e la qualità della luce della Vergine, la viva stella che vince le altre in paradiso, come vince in virtù ogni altra creatura in terra, vidi scendere attraverso il cielo una fiaccola ardente di forma circolare che cinse Maria, girandole intorno. La più dolce delle melodie che qui in terra attira a sé l'animo degli ascoltatori parrebbe fragore di suono a paragone del canto dolcissimo dell'arcangelo Gabriele che faceva corona alla Vergine, che è la gemma più preziosa di cui si adorna il cielo più luminoso, l'Empireo. Io sono un angelo ardente d'amore che cingo come una corona la creatura altamente beata, il cui grembo in terra portò Cristo, supremo desiderio degli uomini e degli angeli, e continuerò a girare, o Signora del Cielo, fino a che tu seguirai tuo figlio e renderai più splendente il cielo più alto per il fatto che tu vi ritorni. Così si chiudeva il canto dell'angelo che girava attorno alla Vergine, mentre le voci degli altri beati facevano eco ripetendo il nome di Maria. Il nono cielo, che avvolge come in un manto regale le altre sfere che ruotano attorno alla terza e che più arde di desiderio, aveva la sua faccia interna tanto lontana dal luogo in cui noi eravamo che il suo aspetto non era ancora visibile ai miei occhi. Per questo i miei occhi non poterono seguire la fiamma di Maria incoronata da Gabriele mentre saliva in alto, seguendo il figlio. E come il bambino che dopo aver preso il latte tende le braccia verso la madre per l'amore che si manifesta anche negli atteggiamenti esteriori, così ciascuna di quelle anime ardenti si protese con la propria fiamma verso l'alto, dimostrandomi chiaramente l'immenso affetto che nutriva per Maria. Poi esse rimasero lì, alla mia presenza, cantando Regina del Cielo con tanta dolcezza che mai sparì dal mio animo il senso di gioia che io provai. Oh, quanta è l'abbondanza di beatitudine che si raccoglie in quelle anime paragonabili ad arche ricchissime di frumento, che quaggiù in terra furono buone seminatrici. Qui in paradiso si gode dei meriti che l'uomo ha conquistato in terra nelle tribolazioni e nel disprezzo delle ricchezze durante l'esilio terreno. Qui, infatti, vicino a Gesù e insieme ai canti dell'Antico e del Nuovo Testamento, trionfa della sua vittoria sulle tentazioni del mondo San Pietro, che tiene le chiavi del Regno dei Cieli. Canto 24. Voi siete stati scelti per partecipare alla cena in cui si serve come cibo l'agnello di Dio. Tale cibo vi sazia con tale abbondanza che ogni vostro desiderio è sempre appagato. Notate che, per grazia divina, costui già pregusta le briciole che cadono dal vostro tavolo ben prima della morte. Considerate ora il suo immenso desiderio di conoscenza e placate la sua sete, voi che attingete liberamente dalla fonte della verità da cui sgorga quell'appagamento intellettuale a cui tende. Così disse Beatrice, e quelle anime gaudiose manifestarono la loro letizia fiammeggiando come comete. E come le ruote nel meccanismo degli orologi girano con diversa velocità in modo tale che la prima ruota sembra ferma e l'ultima sembra volare,
Così quei cerchi dei beati danzavano ruotando in maniera diversa, e secondo il loro moto veloce o lento mi facevano capire il grado maggiore o minore della loro beatitudine. Dalla corona che mi appariva più bella, io vidi uscire una luce così luminosa che nessuna delle altre che rimasero nella corona mi sembrava uguale a lei, e per 3 volte quella luce girò intorno a Beatrice con un canto così divino che la mia fantasia non è in grado di ridescriverlo e ricordarlo. Perciò la mia penna passa oltre e io non lo descriverò, poiché non solo la nostra parola, ma anche la nostra immaginazione possiede mezzi inadeguati per descrivere la bellezza di quel canto. Oh santa sorella che ci preghi con tanta devozione, tu con la forza della tua ardente carità mi inviti ad uscire dalla bella corona dei beati. Così l'anima si fermò e si rivolse a Beatrice, pronunciando le parole che ho riferito. E Beatrice rispose: Oh, eterna luce di San Pietro, a cui il nostro Signore affidò le chiavi del paradiso che aveva portato in terra. Esamina costui liberamente, ti prego, sui punti fondamentali e secondari della fede, quella stessa fede che ti fece camminare sulle acque del mare di Galilea per andare incontro a Cristo. Tu sai già se egli possiede amore, speranza e fede. Il tuo sguardo è infatti rivolto a Dio e in Lui vedi il disegno di ogni cosa nitidamente raffigurato. Poiché però il Regno Celeste acquista cittadini in virtù della vera fede, per renderle gloria è giusto che a costui sia offerta l'occasione di parlarne. Come il baccelliere, mentre il maestro propone la questione, si arma di argomenti senza parlare ancora, per sostenere prove a favore della sua tesi, non per trarne le conclusioni, così io, mentre Beatrice parlava, mi preparavo intorno ad ogni argomento per essere pronto a rispondere a un tale esaminatore, cioè San Pietro, e a sostenere una tale professione, cioè la professione della fede. Dimmi, o buon cristiano, mostra quello che sei. Che cos'è la fede? A questa domanda alzai il viso verso la luce dalla quale provenivano queste parole. Poi mi volsi verso Beatrice ed ella mi fece subito intendere che potevo esprimere liberamente il mio pensiero. Dio, che mi concede di testimoniare la mia fede di fronte al suo primo campione, mi aiuti ad esprimere con chiarezza il mio pensiero. Oh Padre, così come scrisse la veritiera penna di San Paolo, colui che ti fu compagno nell'avviare Roma sul retto cammino, la fede è il fondamento concreto delle cose che speriamo di conseguire nella vita eterna, ed è prova per credere alle cose che non vediamo. E questa mi sembra la sua essenza. Tu pensi in modo retto, se comprendi bene perché San Paolo definì la fede prima come sostanza e poi come argomento. Allora seguitai. I profondi misteri che qui in cielo mi si rivelano sono così nascosti agli occhi umani che la loro esistenza può costituire esclusivamente materia di fede, sulla quale si fonda la speranza della salvezza eterna. Perciò la fede assume la denominazione di sostanza. E da questa fede, senza l'aiuto di altre prove, noi dobbiamo trarre i nostri argomenti deduttivi. Per questo la fede assume la denominazione di argomento. Se tutto quello che in terra si apprende mediante lo studio, l'insegnamento venisse compreso così chiaramente come tu sei riuscito a fare, non vi sarebbe posto per discussioni da sofisti, i cui ragionamenti sono capziosi e sostanzialmente falsi. Tali parole uscirono da quello spirito ardente di carità e quindi aggiunse: Tu hai già saputo esaminare assai bene la lega e il peso di questa moneta, cioè la fede. Ma ora dimmi se tu la possiedi. Sì, la posseggo. Ed essa è così lucida e tonda che non vi è nessun dubbio sull'autenticità del suo conio, cioè della sua purezza. Poi udì queste parole dal profondo di quella luce che lì splendeva. Questa gemma preziosa sopra la quale si fondano le altre virtù, da dove ti è venuta? L'ispirazione divina che proviene dallo Spirito Santo. I libri dell'Antico e del Nuovo Testamento sono gli argomenti inoppugnabili che hanno dimostrato inconfutabilmente la fede. E lo hanno fatto in modo così acuto che ogni dimostrazione contraria ad essa mi appare debole al suo confronto.
Perché tu consideri ispirati da Dio i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento? La prova che mi dimostra la verità, che cioè quei libri rappresentano la parola divina, è data dai miracoli avvenuti, per i quali la natura è nelle stesse condizioni di un fabbro che ha materia e mezzi limitati. Dimmi, chi ti dà la certezza che quei miracoli siano realmente accaduti? Dopotutto, sono attestati proprio e soltanto da quegli stessi libri i quali proprio attraverso quei miracoli vogliono provare di essere veritieri. Se il mondo si fosse convertito al cristianesimo, senza che fossero avvenuti i miracoli narrati nelle sacre scritture, questo stesso fatto rappresenterebbe un tale miracolo da solo, che gli altri miracoli, presi tutti insieme, non ne rappresenterebbero neppure la centesima parte. Perché tu, vivendo nella povertà e nella penitenza, incominciasti la tua opera di predicazione della fede cristiana, che un tempo fu fruttifera ed ora è ricoperta di spine. Appena ebbi dette queste parole, le anime dei beati intonarono l'inno di ringraziamento a Dio, Te Deum Laudamus, in segno di approvazione, con quella dolce melodia che è propria delle anime del paradiso. E San Pietro, che di domanda in domanda mi aveva condotto fino al momento conclusivo dell'esame, ricominciò. La grazia divina, che con il suo amore guida la tua mente, ti ha fatto dire finora ciò che era giusto dire, così che io approvo quello che tu hai dichiarato. Ma ora devi spiegare l'oggetto della tua fede e da quale fonte hai attinto la tua credenza. Oh, Santo Padre, che ora qui in paradiso vedi ciò che in terra credesti così che, correndo verso il sepolcro di Cristo, superasti chi per giovinezza correva più veloce di te. Tu vuoi che io esponga la sostanza della mia fede, che è sicura, e mi hai anche chiesto i motivi della fede. Ed io ti rispondo. Io credo in un Dio unico ed eterno, che muove i cieli senza essere mosso da nulla, accendendo in essi l'amore e il desiderio di sé. E per credere nell'esistenza di Dio non ho solo prove fisiche e metafisiche, ma mi dà questa fede anche la rivelazione divina che discende dal cielo attraverso Mosè, attraverso i profeti e i salmi, attraverso il Vangelo e attraverso voi apostoli che scriveste dopo che lo Spirito Santo vi rese santi. E credo in tre persone eterne, e credo che esse siano una sola sostanza, una e trina, che ammetta l'uso nello stesso tempo della terza persona plurale e della persona singolare. Il Vangelo più volte mi imprime nella mente la certezza di questa misteriosa natura di Dio. Questa mia fede nell'esistenza di Dio, uno e trino, è il principio simile alla scintilla che poi si dilata in me, diventando la viva fiamma della mia fede, che splende come una stella nel cielo. La luce dell'Apostolo si comportò come il Signore che ascolta una notizia gradita e poi abbraccia il servo, che gli ha recato quella notizia, rallegrandosi con lui. Così, benedicendomi con il suo canto, girò intorno a me tre volte, dopo che io ebbi taciuto. Tanto gli era piaciuto il mio parlare. Canto 25. Se mai avvenga che questo sacro poema, la cui composizione hanno concorso la scienza divina e umana, così che la fatica durata lunghi anni mi ha fisicamente logorato, riesca a piegare la crudele volontà che mi fa stare lontano da Firenze, la mia dolce patria, dove io vissi pacifico, ma nemico dei faziosi che portano risse nella città, ritornerò poeta con voce diversa ormai e con diverso aspetto, e nel battistero di San Giovanni, dove fui battezzato, cingerò la corona poetica, poiché lì feci il mio ingresso nella fede che rende le anime familiari a Dio. E poi per questa fede San Pietro mi cinse la fronte con la sua luce, in modo così mirabile. Quindi dalla stessa sfera dei beati da cui era uscito San Pietro, il primo dei vicari che Cristo lasciò in terra, si mosse verso di noi un altro lume. Allora Beatrice, con espressione di giubilo, disse: «Guarda! Guarda, ecco uno dei baroni della corte celeste, l'Apostolo San Giacomo. Per venerarlo degnamente, molti vanno in pellegrinaggio a Santiago de Compostela».
Così come quando un colombo si posa vicino ad un compagno e l'uno manifesta all'altro il suo affetto, girando e mormorando, così io vidi l'anima di San Giacomo essere accolta da San Pietro, e tutte e due lodavano Dio dal quale sono nutrite. Ma dopo che lo scambievole rallegrarsi delle due anime fu terminato, entrambe si fermarono davanti a me, talmente splendenti da vincere la mia vista. Allora Beatrice, sorridendo e rivolgendosi all'anima di San Giacomo, disse: «Oh, gloriosa anima che esaltasti nella tua epistola la liberalità della nostra Chiesa celeste, rievoca in questo cielo il nome della speranza. Tu puoi farlo, perché simboleggiavi la speranza tutte le volte che Gesù manifestò la sua predilezione per voi due e per Giovanni». Alza la testa e rassicurati, perché chi giunge qui in cielo dalla terra deve diventare capace di sostenere la nostra luce. Queste parole confortanti mi giunsero da quella seconda luce, per cui io alzai gli occhi per guardare quell'alta beatitudine che prima mi aveva costretto ad abbassarli per l'intensa vivacità. Dio vuole che tu, ancor prima della morte, ti trovi di fronte ai suoi apostoli per discutere con loro nel luogo più nascosto del suo palazzo, e questo affinché, dopo aver veduto qual è la verità di questo paradiso, descrivendolo, tu possa ravvivare in te stesso e negli altri la speranza della beatitudine eterna, speranza che in terra suscita negli uomini l'amore verso Dio e verso il cielo, in modo da fare della speranza stessa una certezza. Ebbene, dimmi che cosa è la speranza, quanto ne sia piena la tua mente, e spiega anche da dove essa ti è derivata. Così l'anima di San Giacomo continuò a dire dopo il conforto datomi. E Beatrice, che mi aveva guidato in quell'alto volo, mi prevenne con queste parole: «La Chiesa militante non ha alcun figlio che possieda più speranza di lui, come anche è scritto nella mente di Dio. Sole che illumina tutte le nostre schiere. Per questo gli è concesso di venire dall'esilio terreno dell'Egitto a vedere la Gerusalemme celeste, prima che sia giunto il termine della sua ferma terrena. Lascio a lui la risposta intorno agli altri due punti che gli sono richiesti. E questo non per verificare la sua preparazione, dato che ti è già nota, ma perché egli possa riferire al mondo quanto ti sia gradita questa virtù. Queste risposte non gli riusciranno difficili, né gli daranno motivo di vantarsi senza motivo. Risponda egli stesso alle tue domande, e la grazia di Dio gli consenta di farlo adeguatamente». Come l'allievo che parla dopo il maestro con prontezza e buona volontà su quegli argomenti in cui è preparato affinché si manifesti il suo valore e le sue capacità, dissi: «La speranza è la sicura attesa che è frutto della grazia divina e del merito di chi la possiede. La luce della speranza è venuta a me da molte fonti, ma prima e più degli altri la infuse nel mio cuore il cantore di Dio, cioè Davide. Nel suo canto di lode a Dio, Davide dice: "Sperino in te coloro che sanno il tuo nome". E chi non conosce Dio, se ha la fede che ho io? Tu poi, con la tua epistola e insieme a Davide, infondesti in me la speranza, così che io sono pieno di tale dono che voi mi avete instillato, tanto che posso trasmetterlo ad altri». Mentre io parlavo, dentro a quella luce guizzava un lampo improvviso e frequente come un baleno. Quindi San Giacomo parlò: «L'amore verso la speranza che mi seguì fino alla palma del martirio, del quale amore io ancora ardo qui in paradiso, dove la speranza non ha più luogo perché si è già compiuta, vuole che ancora io ne parli a te, che dimostri di amarla tanto, e gradirei quindi che tu esponessi che cosa la speranza ti promette». «L'Antico e il Nuovo Testamento precisano qual è la meta delle anime che amano Dio e che sono amate, ed il raggiungimento di questa meta a indicarmi quello che poi la speranza mi promette, cioè il contenuto della speranza stessa. Infatti Isaia nell'Antico Testamento dice che ogni anima, quando sarà nella sua città, sarà vestita dell'anima e del corpo, quella stessa doppia veste che aveva nel mondo, e la vera città delle anime amiche di Dio è il paradiso. E tuo fratello, San Giovanni, ci manifesta questa rivelazione di Isaia in maniera più elaborata e completa nei punti dell'Apocalisse, in cui parla delle bianche vesti dei beati.
E dopo la fine di queste parole, si udì intonare dall'alto: «Sperino in te!» E a questo canto risposero tutte le corone danzanti dei beati. Poi tra quelle corone uno spirito divenne così fulgido che se la costellazione del Cancro avesse una stella così luminosa, l'inverno avrebbe un mese formato solo di un giorno. E come una fanciulla sorridente si alza ed entra nel cerchio della danza non per vanità, ma solo per rendere onore alla novella sposa, così io vidi lo spirito che aveva aumentato il suo splendore venire verso i due, San Pietro e San Giacomo, che danzavano in circolo al ritmo del canto che era tale quale si conveniva la loro ardente carità. Lì la nuova luce si unì a loro, accordandosi al canto e alla danza, e la mia donna teneva gli occhi fissi su di loro, simile alla sposa assorta e silenziosa. Questo è l'Apostolo Giovanni, colui che nell'ultima cena posò la testa sul candido petto di Cristo, e quando Cristo fu in croce, lo affidò come figlio a sua madre. Così disse Beatrice, e non per questo le sue parole distolsero i suoi occhi dal restare fissi sugli apostoli più di quanto li avesse distolti prima di parlare. Come colui che si sforza per vedere il sole durante un'eclissi parziale e per cercare di vedere resta abbagliato e non vede più nulla, nello stesso modo divenni io dinanzi a quell'ultimo splendore, finché mi fu detto dal santo: «Perché ti abbagli per guardare la mia luce, cercando di vedere una cosa che non c'è? Il mio corpo in terra è divenuto polvere e vi resterà con tutti gli altri corpi fino a che il numero dei beati sarà quello che Dio ha già stabilito. Con l'anima e con il corpo in paradiso si trovano solo Cristo e la Vergine, le due luci che poco fa sono salite all'Empireo. E questo tu riferirai giù nel vostro mondo». Quando San Giovanni cominciò a parlare, si fermarono contemporaneamente la danza circolare dei tre santi e la soave mescolanza formata dall'unione delle tre voci, così come al semplice fischio del capo voga si fermano i remi che prima battevano l'acqua. Ah, quanto mi turbai nell'animo quando mi voltai per guardare Beatrice, perché non potei vederla, sebbene fossi vicino a lei nel felice mondo dei beati. Canto 26. Mentre io ero nel dubbio e temevo per la mia vista che era venuta meno, dalla fiamma luminosa, l'anima di San Giovanni che l'aveva abbagliata, uscì una voce che attrasse la mia attenzione e che diceva: «Mentre aspetti di riacquistare la vista che hai consumato fissandomi, è bene che tu compensi questa mancanza della vista fisica parlando con me. Comincia dunque e dimmi a quale ultimo fine la tua anima tende, e pensa che la tua vista sia smarrita e non spenta, perché Beatrice, la donna che ti conduce per questa divina regione, ha nel suo sguardo la virtù risanatrice che ebbe Anania». Allora io dissi: «Presto o tardi, come a lei piacerà, venga il rimedio ai miei occhi, attraverso i quali ella entrò nella mia anima con quell'amore che ancora mi fa ardere. Dio, il bene supremo che appaga di sé tutto il paradiso, è l'alfa e l'omega, il principio e la fine di quanto più o meno intensamente l'amore mi ispira, mi insegna e suscita in me». La stessa voce di San Giovanni, che mi aveva tolto il timore per l'improvviso abbagliamento, mi diede stimolo a parlare ancora, dicendo: «Ora devi chiarire meglio il tuo pensiero, facendolo passare attraverso un filtro più stretto. Devi dire chi indirizzò l'arco del tuo amore verso un tale bersaglio, cioè verso Dio». Un tale amore si imprime nella mente e nel cuore sia per mezzo di argomenti filosofici, sia per l'autorità e l'ispirazione delle sacre scritture, ovvero dalle rivelazioni che sono in esse e che sono discese dal cielo. Infatti il bene, non appena è appreso, come tale accende amore verso di sé, un amore tanto più grande quanto più il bene che lo provoca è perfetto. Dunque la mente di tutti coloro che sono capaci di discernere le verità su esposte, sulla quale è basata la mia argomentazione, deve di necessità rivolgersi con il suo amore verso Dio, verso l'essenza cioè nella quale vi è tanto più bene che in tutte le altre. Infatti il bene che si trova altrove è solo un riflesso del raggio divino.
Questa verità la spiega colui il quale mi dimostra che Dio è l'amore supremo al quale tendono tutte le anime. Questa verità è dimostrata inoltre dalla voce di Dio, quando, parlando di sé a Mosè, disse: «Io ti mostrerò tutto il bene». Poi quella verità me l'hai dimostrata anche tu, all'inizio del tuo libro che diffonde il mistero del cielo in terra, più altamente di ogni Vangelo. Il più grande dei tuoi amori è veramente rivolto a Dio, e ciò è dimostrato sia dagli argomenti che la filosofia diporge, sia per l'autorità dei testi sacri, che concordano con l'intelletto umano. Ma di ancora se tu senti altri stimoli che ti spingono verso Dio, così che tu possa rivelare in quanti modi questo amore ti assale. La santa intenzione di Giovanni non mi rimase nascosta, e compresi subito in quale direzione desiderava che io ampliassi la mia dichiarazione. Perciò continuai. Tutti gli stimoli che possono in qualche modo far volgere il cuore umano verso Dio hanno avuto parte nell'ispirarmi la carità. Il fatto stesso che il mondo esista e che esista la morte da Dio stesso vissuta, ed il fatto che esista la beatitudine eterna, nella quale ogni fedele spera come io spero, il tutto, insieme alla sicura conoscenza e la consapevolezza della quale ho parlato poc'anzi, ebbene tutto questo mi ha tratto fuori dal mare dell'amore fallace per le cose terrene e mi ha condotto sulle rive del vero amore. Amo le creature di cui è popolato tutto il mondo creato da Dio, in proporzione al bene che Dio concede a ciascuna di esse. Così come io tacqui, iniziò in cielo un canto dolcissimo. E Beatrice cantava con gli altri: «Santo, santo, santo!» Accade che una luce intensa ci svegli perché la facoltà visiva corre incontro allo splendore che passa attraverso le membrane dell'occhio. Quindi l'uomo svegliato all'improvviso può non riuscire a distinguere ciò che ha dinanzi o rifuggire dal guardare ciò che vede. Tanto è inconsapevole ed inconscia la condizione del suo improvviso risveglio, fino a quando non viene in suo aiuto la riflessione. Quella facoltà che permette di chiarire le sensazioni percepite e di coordinarle prima che la ragione le giudichi. Così, come la luce viva che sveglia il dormiente e ne sollecita la sensibilità, Beatrice fugò dai miei occhi ogni pagliuzza, anche la più piccola delle ombre che aveva offuscato i miei occhi, tramite il raggio della sua vista che splendeva tanto da poter essere visto a più di 1000 miglia di distanza. In seguito vidi meglio di prima e, quasi stupefatto, chiesi chi fosse un quarto lume che si era aggiunto alle tre luci degli apostoli, mentre io ancora non potevo vedere. E Beatrice disse: «Dentro quella luce, il primo uomo creato da Dio contempla con amore il suo creatore. Come l'albero fronzuto che piega la cima nell'attimo in cui passa il vento e poi subito si raddrizza per la naturale virtù propria della pianta che la spinge verso l'alto, così io feci mentre Beatrice parlava, pieno di meraviglia, stando con il capo chino come l'albero al passare del vento. Poi, finite quelle parole, rialzai il capo convinto e sicuro del desiderio ardente di parlare a quell'anima, e iniziai: «Oh, unico uomo creato già maturo e non bambino! Oh, padre antico di cui ogni sposa è discendente nuora in quanto moglie di un suo discendente o figlio, io ti supplico di parlarmi. Tu vedi, leggendo in Dio il mio desiderio di conoscerti, quindi non lo manifesto, per poter così udire subito la tua voce e per non perdere tempo con le mie domande». Come talvolta un animale coperto da un panno si agita, così che il suo desiderio si vede palesemente, perché l'involucro che lo copre segue i suoi movimenti, allo stesso modo Adamo, attraverso la sua luce che lo fasciava, faceva trasparire la sua gioia di compiacere le mie domande. Quindi parlò: «Io vedo il tuo desiderio senza che tu me lo esprima meglio di quanto tu non conosca le cose per te più certe, perché io lo vedo nello specchio veritiero di Dio, che riflette in sé tutte le cose in maniera esatta, ma non può essere riflessa da nessuna cosa. Tu vuoi sapere quanto tempo è trascorso da quando Dio mi pose nel paradiso terrestre, dove Beatrice ti preparò a salire attraverso i cieli, e per quanto tempo i miei occhi godettero di esso? È la causa precisa dell'ira divina contro di me e l'idioma che io creai e usai. Ora,
Figlio mio, non il fatto di aver mangiato del frutto proibito fu di per sé la causa della cacciata dal paradiso terrestre, ma solo l'aver superato i limiti imposti da Dio per l'uomo. Là, nel limbo, dal quale Beatrice fece uscire Virgilio per venire in tuo soccorso, io ho desiderato di salire a questo beato concilio per ben 4302 anni. E durante la mia vita ho visto il sole tornare a tutte le costellazioni dello zodiaco per ben 930 volte. Per quanto riguarda invece la lingua da me usata, essa era già morta ancor prima che Nembrot guidasse la sua gente, i babilonesi, alla costruzione della torre di Babele, che non poteva mai essere condotta a termine, perché mai nessun prodotto della ragione umana fu immutabile, perché il gusto dell'uomo cambia a seconda del variare degli influssi celesti. È un fatto naturale che l'uomo si esprima con parole, ma che si serva di una lingua piuttosto che di un'altra è poi della natura lasciato all'arbitrio degli uomini, secondo il loro gusto. Sappi che prima che io discendessi nel limbo, Dio, il sommo bene dal quale viene a me la letizia che ora mi riveste di luce, si chiamava I, ed in seguito si chiamò El. E questo mutamento è un fatto naturale, perché tutto ciò che è usato dagli uomini è simile alle foglie di un albero, dove le une muoiono e le altre germogliano. Sulla vetta del monte del Purgatorio, dove è situato il paradiso terrestre, che più di ogni altro si innalza sulla superficie del mare, rimasi, prima del peccato e dopo averlo commesso, dalla prima ora del giorno a quella che segue, cioè la sesta, quando il sole muta quadrante. Canto 27. Tutti i beati del paradiso intonarono gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, così dolcemente che la loro melodia mi inebriava. Quello che vedevo mi appariva come un sorriso dell'universo, perché la felicità entrava nel mio animo attraverso l'udito e la vista. Oh gioia, oh indicibile allegrezza, oh vita perfetta, piena d'amore e di pace. Oh beatitudine che si possiede con certezza senza desideri insoddisfatti. Dinanzi a me fiammeggiavano le quattro luci, Pietro, Giacomo, Giovanni e Adamo. E Pietro, che era giunto per primo vicino a me, diventò mano a mano più lucente e si fece nel suo aspetto rosseggiante quale diventerebbe l'argenteo pianeta Giove se esso e il rosso Marte fossero uccelli e si scambiassero le penne. La divina provvidenza, che assegna in cielo a ciascuno l'avvicendarsi dei compiti, aveva fatto fare silenzio in ogni parte di quel coro dei beati quando udii dire da San Pietro: «Non meravigliarti se io cambio colore, perché mentre io parlerò vedrai diventare rossi di sdegno tutti costoro. Il pontefice Bonifacio VIII, che usurpa in terra il mio seggio, che è come se fosse vacante agli occhi del Figlio di Dio, ha fatto di Roma, il luogo della mia sepoltura, una fogna, dove scorre il sangue delle discordie civili e donde sale il puzzo dei vizi. Per cui Lucifero si rallegra giù nell'inferno». Allora vidi beati cospargersi di quel colore rosso vivo che tinge una nuvola al mattino o alla sera, quando il sole si trova con i suoi raggi direttamente di fronte ad essa. Anche Beatrice mutò aspetto, come una donna onesta che si turba e si fa timida solo ascoltando le colpe altrui, e un simile oscuramento io credo che sia avvenuto quando Cristo morì sulla croce. Poi San Pietro continuò a parlare con una voce tanto alterata quanto lo era il suo aspetto. «La Chiesa, sposa di Cristo, non fu nutrita del sangue del mio martirio e da quello di Lino e di Anacleto, miei successori, entrambi martiri, perché i papi di ora ne facessero strumento per i loro arricchimenti, ma perché fosse guida l'acquisto di questa nostra beatitudine. E i papi Sisto, Pio, Callisto e Urbano sparsero il loro sangue dopo molte sofferenze. Non era nostra intenzione che una parte della cristianità sedesse a destra dei nostri successori e un'altra parte a sinistra. Né fu nostra intenzione che le chiavi, che mi furono affidate da Gesù e divenute emblema nella bandiera papale, divenissero insegna da portare in guerra contro altri cristiani.
né che la mia immagine, che è impressa nel sigillo papale, dovesse servire da suggello nelle bolle pontificie ai privilegi falsi e simoniaci. Cose queste per le quali io arrossisco e ardo di sdegno. Da quassù si vedono in tutte le chiese paschi, cioè pascoli, sotto la veste di pastori di anime, lupi rapaci. Oh, soccorso divino, perché ancora stai inerte? Già si preparano a bere il nostro sangue caorsini e guasconi. Oh, chiesa che avesti così buoni inizi, a quale ignobile corruzione per forza di cose tu partecipi? Ma la divina provvidenza che conservò lottando la gloria di Roma con Scipione l'Africano quando Annibale la minacciava, soccorrerà presto la chiesa, come io già vedo. E tu, figliolo, che avendo il corpo tornerai ancora sulla terra, di tutto e non tacere nulla di quello che io non ho taciuto. Così come l'atmosfera terrestre fa cadere in forma di fiocchi di neve i vapori gelati nel periodo in cui il sole si trova in congiunzione con il Capricorno, così io vidi l'etere adornarsi di luci trionfanti simili a fiocchi di neve e fioccare in su come una nevicata la rovescio verso l'Empireo. Il mio sguardo seguì le sembianze dei beati finché lo spazio situato in mezzo, per la distanza troppo cresciuta, gli impedì di spingersi oltre. Per cui Beatrice, che mi vide libero dalla cura di guardare verso l'alto, mi disse: «Abbassa del tutto il tuo sguardo e considera quanta strada hai percorso ruotando con questo cielo». Dal momento in cui avevo guardato in giù la prima volta, vidi che mi ero mosso per tutto l'arco che la prima zona descrive della sua metà al termine. Sì che oltre Cadice vedevo la rotta temeraria tentata da Ulisse, e di qua da Cadice il mar Mediterraneo fin presso il Lido della Fenicia, dove Europa fu un dolce carico per Giove. E da quel luogo mi sarebbe stata visibile una plaga più estesa di questa nostra terra. Ma il sole, che era sotto di noi, procedeva nel suo cammino sotto i miei piedi separato da me 30 gradi e più. La mia mente innamorata, che vagheggiava continuamente Beatrice, più che mai ardeva dal desiderio di riportare il mio sguardo verso di lei. E se mai la natura o l'arte degli uomini hanno creato forme che allettassero gli occhi o in corpi umani o in dipinti, in modo da conquistare attraverso la vista gli animi, ebbene, tutte queste bellezze messe assieme in una sola immagine apparirebbero nulla in confronto alla divina bellezza che io vidi risplendere, quando mi volsi a guardare gli occhi ridenti di Beatrice. E la virtù che lo sguardo di Beatrice mi largì, mi staccò rapidamente dalla costellazione dei gemelli e mi spinse verso il più veloce dei cieli. Tutte le parti di questo cielo, fulgidissimo e altissimo, erano tutte talmente uniformi che io non posso dire in quale parte di esso Beatrice mi avesse fatto salire. Ma Beatrice, che leggeva in Dio il mio desiderio di conoscere, ridendo con tanta letizia che Dio stesso pareva gioire nel suo volto, incominciò: «La struttura dell'universo, per cui la Terra è immobile al centro e tutti gli altri cieli ruotano attorno ad essa, ha origine da questo cielo, il primo mobile. Questo cielo non è contenuto in nessun altro cielo, se non nella mente divina. Nella mente divina s'accende l'amore che lo fa girare e il potere che esso irradia su tutti i cieli sottostanti. La luce e l'amore dell'Empireo lo circondano, così come questo racchiude gli altri. Come questo cerchio, l'Empireo, possa esistere lo comprende solo Dio che lo circoscrive. Il movimento di questo primo cielo non è determinato né calcolato su quello dei cieli inferiori. Anzi, è il moto degli altri ad essere misurato da questo. Così come dei numeri minori si creano e misurano i numeri maggiori. Come il 10 è prodotto e calcolato dalla sua metà, il 5, e dal suo quinto, il 2. E ormai ti dovrebbe essere chiaro come il tempo, che si calcola secondo il moto del cielo, abbia le sue radici in questo cielo come in un vaso, e protenda le sue fronde nei cieli sottostanti. Oh, Cupidigia, sommerge a tal punto i mortali che nessuno è più in grado di alzare gli occhi al di sopra delle tue onde. Certo, negli uomini fiorisce la buona volontà, ma la continua pioggia delle passioni
ne guasta i frutti, impedendo loro di maturare. Fede e innocenza le si trovano quasi solo nei fanciulli, ma poi si dileguano ancora prima che gli si coprano le guance col primo pelo. Vi è chi osserva i digiuni quando sta ancora imparando a parlare, ma poi, cresciuto, divora qualunque cibo in ogni epoca dell'anno, anche in quaresima. Vi è chi ama e ascolta la mamma quando sta ancora imparando a parlare, ma poi, cresciuto, desidera vederla morta. In egual modo, la pelle del bambino naturalmente bianca diventa scura fin dall'apparire dell'aurora, la bella figlia del sole, che sorgendo porta il mattino e tramontando lascia la sera. Non meravigliarti e pensa che sulla terra non vi è una guida né politica né religiosa, ed è per questo che l'umanità esce così spesso dalla retta via. Questi cieli del paradiso irradiano i loro influssi benefici. Prima che gennaio venga a trovarsi fuori dall'inverno, a causa dell'accumularsi di quella frazione di giorno trascurata dal calendario giuliano, e questo accadrebbe lasciandola accumulare per 90 secoli, la situazione cambierà. La tanto attesa fortuna farà quindi volgere le poppe dove sono le prue, e così che le navi saranno nella giusta direzione e matureranno i buoni frutti. Canto 28. Dopo che Beatrice, colei che eleva la mia anima alla felicità del paradiso, mi aveva rivelato la verità nei confronti della corruzione dell'umanità, come colui che vede in uno specchio la fiamma di un candeliere che lo illumina le spalle prima ancora di averla vista direttamente o di aver solo immaginato che essa ci sia, e si volge per vedere se quell'immagine riflessa corrisponda veramente alla realtà. Allo stesso modo in cui il canto si accorda con la musica che l'accompagna, così ricordo di aver fatto io guardando nei begli occhi di Beatrice, dei quali amore si servì per legarmi a lei. E quando io mi volsi a guardare, i miei occhi furono colpiti da quello che in quella sfera celeste appare ogni volta che si fissi lo sguardo nel suo spazio. Io vidi un punto che irraggiava una luce così intensa che l'occhio che esso abbaglia deve chiudersi a causa della forte intensità di tale luce, e anche la stella che dalla terra appare più piccola sembrerebbe grande come la luna se fosse posta accanto ad esso come una stella e collocata accanto all'altra. Forse non più distante di quanto si vede un alone circondare l'astro, che lo produce o lo illumina, quando il vapore che forma tale alone è più denso. Così un cerchio di fuoco girava attorno al punto luminoso, così velocemente che avrebbe superato anche il movimento del cielo, che più veloce gira intorno alla terra. E questo cerchio luminoso era circondato da un altro, e questo a sua volta da un terzo, ed il terzo da un quarto, ed il quarto da un quinto, ed il quinto da un sesto cerchio. Sopra il sesto c'era il settimo ordine, così esteso che l'arcobaleno, Iride, messaggero di Giunone, se fosse stato un cerchio completo anziché un semicerchio quale noi lo vediamo, sarebbe stato troppo stretto per contenerlo. E così sempre più larghi seguivano l'ottavo ed il nono cerchio, ed ogni cerchio era più lento nel suo girare, secondo quanto il suo numero ordinale fosse maggiore dell'uno. E di essi aveva la luce più viva il primo cerchio, quello dei serafini, che era il più vicino al punto di massimo splendore. Credo che questo avvenisse perché l'ordine dei serafini è il più influenzato dalla verità divina, e ciò si manifesta attraverso una maggiore luminosità. La mia donna, che mi vedeva concentrato in un forte dubbio, disse: «Da quel punto dipendono il cielo e tutta la natura. Osserva quel cerchio che gli è più vicino, il cerchio dei serafini. Il suo movimento è così veloce perché è stimolato direttamente dall'ardente amore di Dio». Se le sfere della terra e dei cieli avessero lo stesso ordine che io vedo in questi nove cerchi angelici, allora la spiegazione data mi avrebbe soddisfatto. Ma nel mondo sensibile si vede invece che i cieli sono tanto più veloci e infiammati d'amore divino quanto più sono lontani dal loro centro. Perciò, se il mio desiderio deve essere soddisfatto in questo mirabile e angelico cielo che ha per confine solo l'Empireo,
cielo fatto di amore e di luce, è necessario che io sappia anche perché il modello non corrisponde alla sua copia, dal momento che inutilmente cerco di capirlo con le sole mie forze. Se le tue dita non sono tanto esperte da sciogliere un tale nodo, non c'è da meravigliarsi. È diventato rigido, poiché da lungo tempo nessuno ha tentato di scioglierlo. Se vuoi saziare il tuo dubbio, ascolta attentamente la mia spiegazione e poi riflettici. I cieli sono più o meno ampi o stretti, in proporzione della maggiore o minore virtù divina, che si diffonde in tutte le loro parti irradiandosi da Dio. Quanto più grande è la virtù, tanto più grande è il beneficio influsso che essa vuole diffondere. Più è grande l'influsso benefico, tanto più grande è il corpo materiale che lo contiene, sempre che sia perfetto in ogni sua parte. Dunque, ecco perché il primo mobile, cielo che trascina con sé tutto quanto il resto dell'universo, corrisponde al coro angelico dei serafini, che è il più infiammato d'amore e di sapienza. Per tale motivo, se misuri l'intensità della virtù e non l'apparente dimensione dei cerchi angelici, vedrai la mirabile corrispondenza di ciascun cielo con l'intelligenza angelica che lo muove. I cieli maggiori con le virtù angeliche maggiori e i cieli minori alle virtù minori. Come l'aria rimane luminosa e limpida quando Borea, il vento di tramontana, soffia da quella parte da cui ispira più temperato, per cui viene spazzata e dissolta la nebbia che prima offuscava il cielo, in modo che esso risplende con le sue bellezze in ogni parte. Così avvenne in me, dopo che Beatrice mi ebbe dato il soccorso delle sue chiare risposte, ed io vidi allora la verità risplendere come una stella nel cielo. E quando le sue parole finirono, i cerchi delle intelligenze sfavillarono non diversamente da come fa un ferro incandescente. Ogni scintilla, cioè ogni angelo, continuava a girare con il suo cerchio infuocato, e le scintille erano così tante che neppure il progressivo raddoppiamento delle caselle degli scacchi avrebbe raggiunto quelle migliaia di scintille. Poi sentì cantare «Osanna» da tutti i cori che si rispondevano da cerchio a cerchio celebrando Dio, il punto fermo che li mantiene e sempre li manterrà nelle sedi nelle quali sono sempre stati. E Beatrice, che leggeva in me alcuni dubbi circa l'ordinamento di quelle gerarchie celesti, disse: «I primi due cerchi sono formati da serafini e cherubini. Ruotano così velocemente e assecondano il vincolo d'amore che li lega a Dio per esserli simili quanto più possono, e possono assomigliarli quanto più si elevano nella contemplazione. Quegli altri angeli che girano intorno ai primi due cerchi sono chiamati troni della giustizia divina, ed è per questo che sono posti a chiusura della prima gerarchia angelica. E devi sapere che tutti e tre questi ordini gioiscono in maniera proporzionale alla profondità della loro visione della verità prima, visione in cui ogni intelletto trova pace. Da quanto detto, si può capire come la beatitudine si fonda sulla visione di Dio e non sull'amore, che ne è conseguenza. La visione è proporzionata al merito, che nasce per grazia divina e buona volontà. Così si procede di gradino in gradino. La seconda gerarchia, che fiorisce in questa perenne primavera mai spogliata dall'autunno, cinguetta il suo eterno Osanna con tre melodie diverse, che risuonano nei tre ordini angelici da cui è formata. In questa gerarchia si trovano le altre intelligenze angeliche, dominazione, virtù e infine potestà. I primi prescrivono gli ordini divini, i secondi li eseguono se fuori dall'ordine naturale e i terzi mantengono l'ordine naturale della provvidenza. Poi, nei due penultimi cori, tripudianti ruotano i principati e gli arcangeli, gli uni predisposti alle cose umane e gli altri ad annunziare gli eventi straordinari. L'ultimo coro è tutto costituito dagli angeli festanti. Questi ordini contemplano tutti Dio ed esercitano il loro influsso sui cieli sottostanti, in modo che ognuno è attratto verso Dio e attrae verso sé i cieli sottostanti. Dionigi l'Areopagita studiò questi ordini con tanta intensità che nel De Celesti Gerarchia li chiamò e li suddivise in questo modo:
Ma San Gregorio Magno dissentì da lui, e non appena si accorse dello stato dei fatti arrivando in questo cielo, sorrise di se stesso e del proprio errore. E non voglio che ti stupisca se un mortale, come Dionigi l'Areopagita, abbia potuto rivelare in terra verità così misteriose e occulte. Gliele riferì infatti San Paolo, il suo maestro, che osservò con i propri occhi questa e molte altre verità riguardanti i cieli e le intelligenze angeliche. Canto 29. Quando il sole e la luna, in congiunzione il primo con il segno dell'ariete e l'altro con quello della bilancia, si trovano nello stesso attimo sulla linea dell'orizzonte, per il tempo che intercorre dal momento in cui lo zenite è equidistante da essi, fino al momento in cui, uno tramontando e l'altra sorgendo, si staccano dall'orizzonte, per tale lasso di tempo Beatrice, con il volto ridente per la gioia, tacque per un momento, guardando nel punto che io non avevo potuto fissare, cioè Dio. Poi cominciò. Ti spiego, senza attendere che me lo domandi, quello che desideri sapere. Ho visto la tua domanda, come anche la risposta, in Dio, in cui ogni luogo e ogni tempo coesistono. Dio creò gli angeli, non per accrescere la sua felicità, cosa impossibile, ma perché il suo splendore, riflesso nelle sue creature, potesse affermare la sua esistenza. Per questo, nella sua eternità, fuori dal tempo e dallo spazio che circoscrive le cose, Dio, l'eterno amore, si dischiuse gratuitamente a nuovi atti d'amore tramite la creazione. Ma prima della creazione, Dio non giacque in attivo, perché il verbo creatore che soffiava nell'empireo non ebbe né prima né un poi. Forma e materia, unite e separate allo stesso tempo, furono create perfette. Come accade che da un arco con tre corde vengano lanciate contemporaneamente tre frecce. La triplice creazione si irraggiò da Dio istantaneamente nella pienezza del suo essere, come un raggio di luce raggiunge vetro, ambra o cristallo, e tra il colpirlo e l'illuminarlo non vi è intervallo di tempo. L'ordine secondo il quale devono agire e la loro struttura fu creato assieme alle tre sostanze soprannominate. Quelle sostanze che furono prodotte come puro atto, ossia gli angeli, occuparono il luogo più alto dell'universo. La pura materia fu posta nel luogo più basso e nel mezzo atto e potenza furono uniti con un vincolo indissolubile. San Gerolamo scrisse nel Super Epistulam ad Titum che gli angeli furono creati molti secoli prima della creazione del mondo, ma la verità è descritta in molti passi della Bibbia e te ne accorgerai se rileggerai con attenzione. Anche la ragione umana se ne rende conto, infatti non potrebbe ammettere che le intelligenze motrici dei cieli siano rimaste per così tanto tempo senza poter raggiungere la propria perfezione attivando il movimento celeste. Ora tu sai dove, quando e come furono creati gli angeli, e così il tuo triplice ardente dubbio è stato spento. Una parte degli angeli si ribellò e sconvolse la materia di cui vi alimentate con la stessa rapidità con la quale non giungeresti contando fino a 20. Gli angeli rimasti fedeli cominciarono a svolgere con tanto piacere questo compito che, come puoi vedere, non smettono mai di ruotare attorno a Dio. La causa della caduta fu la maledetta superbia di Lucifero, colui che tu vedesti sepolto sotto tutti i pesi dell'universo. Quelli che tu, invece, vedi in questi cieli furono umili e non si considerarono superiori a Dio, che li aveva creati in grado di comprendere misteri così profondi. Per questo motivo, le loro capacità furono accresciute dalla grazia illuminante e dal loro merito, e di conseguenza sono dotati di una incontrollabile e perfetta volontà di compiere il bene. Non voglio che tu abbia alcun dubbio, ma sii certo, sul fatto che ricevere la grazia divina costituisce un merito proporzionale allo stato d'animo con cui la si riceve. Oramai, se hai ben compreso le mie parole, puoi approfondire senza nessun altro aiuto la tua comprensione dei cori angelici. Ma
Dato che nelle vostre facoltà teologiche si insegna che gli angeli sono dotati di intelligenza, di memoria e di volontà, prolungherò il mio discorso. Tu così potrai vedere la pura verità che in terra viene distorta, poiché si equivoca sul significato del termine memoria. Gli angeli, dal momento in cui si godettero della visione diretta di Dio, non distolsero più lo sguardo da Lui in cui tutto è presente. Perciò, in essi la conoscenza non è mai interrotta da un nuovo oggetto e quindi non hanno alcun bisogno di ricordare un concetto, come se questo si fosse allontanato dalla loro mente. In queste scuole si sogna quindi ad occhi aperti quando si insegnano queste cose, sia in buona fede sia consapevoli di mentire, anche se la colpa e la vergogna sono maggiori solo in uno di questi due casi. E voi non procedete su una medesima via, quella della verità, durante i vostri studi filosofici, perché siete attirati e preoccupati solo dal desiderio di apparire originali. Tuttavia, questa ambizione è tollerata in cielo con minore sdegno rispetto a quando accade che la Sacra Scrittura sia posta in secondo piano rispetto alla filosofia, oppure quando se ne sia distorto il senso. Non si pensa a quanto sangue sia costata la sua diffusione nel mondo e quanto sia gradito a Dio chi se ne accosta con umiltà. Ciascuno si ingegna e lavora di fantasia per fare migliore figura. Questi concetti vengono ripresi e divulgati dai predicatori che trascurano invece la lettura diretta del Vangelo. C'è chi, come San Tommaso, afferma che al momento della passione la luna invertisse il suo moto e si interponesse fra il sole e la terra causando un'eclisse. Ma chi afferma ciò mente, perché il sole si oscurò da solo e quindi le tenebre calarono su tutti i popoli, dalla Spagna all'India, e non solo sui giudei. A Firenze non vi sono tanti con un nome così comune come Lapo o Bindo. Quante sono le fantasticherie di questo genere che ogni anno si predicano solennemente dal pulpito un po' dovunque. E così il gregge dei fedeli a digiuno di religione torna dal pascolo pasciuto di vento, e il non riuscire a capire il danno che ne ricevono non li assolve dal punto di vista spirituale. Cristo non disse ai suoi primi apostoli: andate e predicate ciance al mondo, ma fornì loro una verità certa. E soltanto quella verità risuonò sulla loro bocca, e nella lotta per la diffusione delle fiamme della fede essi non usarono altre armi al di fuori del Vangelo. Ora si va a predicare con motti di spirito e barzellette, e il cappuccio del predicatore si gonfia di vanità, come quello d'un giullare, purché si rida molto e non si chieda più nient'altro. Ma nella punta del suo cappuccio si annida un tale uccellaccio, ossia il demonio, che se il popolo lo vedesse, si accorgerebbe quanto valgono davvero le assoluzioni e le indulgenze nelle quali tanto confida. La stoltezza umana è aumentata a tal punto che tutti accorrerebbero ad ogni promessa di salvezza senza chiedere la minima garanzia. Di questi fatti si ingrassa il porco di Sant'Antonio, il diavolo tentatore e altri. Peggiori dei porci stessi ripagano le offerte dei fedeli con false indulgenze. Ma poiché ci siamo abbastanza allontanati dal nostro argomento, rivolgi di nuovo la tua attenzione verso il discorso principale. In questo modo, la via ancora da percorrere ci sembrerà più corta. Gli angeli sono così tanti che non ci furono né parola né pensiero umano capaci di rappresentare il numero. Se tu consideri quello che viene rivelato per mezzo del profeta Daniele nella Bibbia, capirai che quando parla di migliaia non rivela mai un numero preciso. La luce di Dio, che si irraggia sulla natura angelica, è ricevuta in essa in tanti modi diversi. Quanti sono gli angeli ai quali si unisce? Alla visione intellettuale di Dio consegue l'amore per Lui. Quindi la dolcezza dell'amore nella natura angelica è proporzionale all'intensità della visione di Dio. Ora puoi farti un'idea dell'ampiezza e dell'immensità di Dio, che ha creato un così grande numero di specchi nei quali si riflette la sua luce, pur conservando la sua unità come prima della creazione.
Canto 30. Il mezzogiorno arde lontano dal punto dove siamo, forse a distanza di 6.000 miglia, e la Terra, questo mondo, inclina già il suo cono d'ombra fino quasi a portarlo sul piano dell'orizzonte, quando lo spazio celeste, per noi più lontano, incomincia a rischiararsi tanto che alcune stelle non sono più visibili fin quaggiù sulla Terra. E non appena avanza l'aurora, la luminosa ancella del sole, ecco che il cielo, rischiarandosi, spegne tutte le sue luci, una stella dopo l'altra, finché scompare anche la più fulgente. Allo stesso modo il trionfo dei 9 cori angelici, che manifesta la sua gioia intorno al punto divino la cui luce non avevo potuto sopportare e che appare racchiuso dai cori angelici, mentre in realtà racchiude questi nella sua infinità, scomparve ai miei occhi a poco, per cui il non veder più nulla e l'amore per Beatrice mi indussero a ritornare con gli occhi verso di lei. Se tutto quello che io finora ho detto di Beatrice potesse essere raccolto in una sola lode, questa sarebbe insufficiente a rendere l'idea di come ella fosse bella in quel momento. La sua bellezza era tale da oltrepassare l'umana capacità di intendere, e io credo che solo Dio, che la creò, possa godere pienamente di quella bellezza. Da questo momento del mio poema mi dichiaro vinto più di quanto mai un autore comico o tragico sia mai stato superato da un argomento del suo tema, così io mi sentì di fronte all'impegno di descrivere la bellezza di Beatrice. Il solo ricordo del suo dolce sorriso basta ad annullare la mia memoria. Esso divide da me la mia memoria annebbiandola, così come fa il sole ad una vista indebolita, abbagliandola. Dal primo giorno in cui io vidi in terra gli occhi di Beatrice e fino al momento in cui la vidi così bella nell'Empireo, non c'era mai stato impedimento al mio cantare di lei. Ora però è necessario che il mio canto desista dal cercare di seguire con i versi la sua bellezza e desista dal cercare di descriverla, così come fa ogni artista quando è giunto all'estremo delle sue capacità espressive. Beatrice, che essendo così bella fa sì che io la lasci celebrare da una poesia più grande della mia, ricominciò a parlare e a descrivere la difficile materia del paradiso, con atteggiamento e con voce di guida consapevole di compiere il suo ufficio, e perciò con grande sicurezza. Noi siamo usciti fuori dal più esteso dei cieli, il primo mobile, per entrare nell'Empireo, che è pura luce. È intuizione divina traboccante d'amore, è amore del vero bene pieno di felicità, e felicità che supera ogni alta dolcezza. Qui potrai vedere le schiere degli angeli e dei beati, e quest'ultima con lo stesso aspetto che avranno nel giorno del giudizio universale, quando risorgeranno i corpi. Una luce viva risplendette intorno, e mi lasciò gli occhi così velati dal suo fulgore che non vedevo più nulla, così come avviene quando un lampo improvviso disperde la facoltà di vedere, tanto che l'occhio non può più distinguere oggetti che sono diventati, per questo abbagliamento, troppo splendenti per le sue facoltà, e quindi esso rimane come accecato. E Beatrice disse: «L'amore divino che rende immobile questo cielo accoglie sempre con questo saluto chi vi entra, per preparare la candela a ricevere la sua fiamma». Non erano ancora penetrate nella mia mente queste parole, che io mi resi conto di essermi elevato al di sopra della mia normale facoltà visiva, e mi illuminai di una vista nuova e così forte che i miei occhi avrebbero potuto sopportare qualunque luce, anche la più pura e splendente. E vidi una luce in forma fluente di fulgore, tra due sponde, coperte di meravigliosi fiori come a primavera. Da quel fiume uscivano faville splendenti che si posavano tra i fiori dell'una e dell'altra riva, simili a rubini incastonati in oro. Poi le faville, come inebriate dal profumo dei fiori, tornavano a sprofondarsi nel fiume luminoso, e come una favilla vi entrava, un'altra ne usciva. E Beatrice, il sole dei miei occhi, mi disse: «Il profondo desiderio di comprendere quello che vedi è ora ti pungola e ti infiamma,
mi piace per quanto è intenso. Bisogna però che tu t'imbeva ancora della vista di quest'acqua prima che ti si plachi questa sete tanto intensa. Il fiume e le faville, simili a topazi, che ventrano e escono, come anche lo splendere dei fiori, sono anticipazioni velate della verità. Non che queste cose siano immature, ma l'insufficienza della visione intellettuale non ti permette di comprenderle. Non vi è bambino che tanto precipitosamente si volga col viso per prendere il latte se si sveglia molto più tardi dell'ora consueta. Come io mi volsi al fiume, affinché i miei occhi diventassero migliori specchi, piegandomi verso l'acqua che scorre fra le due rive, perché guardando in essa si possa diventare perfetti. E non appena i miei occhi si immersero in quell'onda, essa mi apparve trasformata in un cerchio, mentre prima si estendeva in lunghezza. Poi, come persone che celate sotto le maschere, allorché si tolgono le sembianze fittizie sotto le quali si nascondono, appaiono diverse da prima. Così, nello stesso modo, i fiori e le faville si mutarono davanti a me in una visione più festosa, sì che io potei individuare chiaramente nel loro essere ambedue le corti celesti. Oh, splendore di Dio, per grazia del quale io vidi l'altro trionfo del regno celeste, concedimi la capacità di descrivere ciò che io vidi. Lassù, nell'Empireo, vi è il lume che rende visibile il creatore alla creatura, che trova la sua pace solo nella visione di lui. Questo lume divino si allarga in forma circolare, tanto che la sua circonferenza sarebbe una cintura troppo larga anche per il sole. Tutta la sua parvenza è formata da un raggio riflesso dalla superficie convessa del primo mobile, il quale, da tale raggio, riceve la virtù che poi trasmette ai cieli inferiori. E come un pendio si specchia nelle acque del lago che sta ai suoi piedi, come per voler contemplare la propria bellezza quando è pieno di verde e di fiori, così, stando sopra il raggio di luce, disposte tutto intorno ad esso, su più di 1000 gradini io vidi specchiarsi tutte le anime dei beati che dall'esilio nel nostro mondo sono tornate all'Empireo. E se il gradino più basso può contenere in sé un lago di luce così grande, si immagini quanto sia estesa la circonferenza di questa rosa nei suoi petali estremi. In quell'ampiezza e nell'altezza dei cerchi ascendenti dalla candida rosa, la mia vista non si smarriva, ma poteva percepire la quantità e la qualità di quella beatitudine. Nell'Empireo né la vicinanza né la lontananza toglie qualcosa la possibilità di vedere, perché dove Dio governa in modo diretto, le leggi della natura non hanno valore alcuno. Nel centro luminoso della rosa eterna, che si estende e si dilata per successivi gradini e che emana profumi di lode a Dio, che è il sole che crea una perenne primavera, Beatrice mi guidò. Io, che ero simile a colui che tace per lo stupore ma che vorrebbe parlare, e mi disse: guarda quanto è grande la comunità dei beati con le loro candide vesti. Vedi quanto è grande la nostra Gerusalemme celeste. Vedi che i nostri scanni sono già così pieni che ormai non si attendono che poche altre persone. L'anima, che sulla terra sarà augusta del grande Enrico VII di Lussemburgo, verrà a sedersi su quel grande seggio, quello su cui tiene fissi gli occhi per via della corona imperiale che già vi è posta sopra. Ciò accadrà prima che tu possa salire come anima beata a questo banchetto. Egli andrà a ristabilire l'ordine in Italia, ben prima che essa sia preparata a ciò. La cieca cupidigia che vi acceca, infatti, vi ha resi simili al lattante che muore di fame ma s'ostina a respingere la balia. Vi sarà allora un papa, Clemente V, che offrirà il suo aiuto a Enrico VII, mentre invece segretamente l'ostacolerà. Ma costui sarà tollerato da Dio in questo santo ufficio ancora per poco tempo dopo la morte dell'imperatore. Sarà poi sprofondato all'inferno, nella bolgia dove per le sue colpe si trova Simon Mago, e farà penetrare più in giù nella terra Bonifacio VIII, il suo predecessore, che fu schiaffeggiato da ragni. Canto 31.
La corte dei beati che Cristo redense con il suo sangue si mostrava a me in forma di candida rosa. Ma gli angeli che volando vedevano e celebravano la gloria di Dio, che li ravviva di amore e la sua bontà, che li creò tanto perfetti, allo stesso modo in cui uno sciame d'api ora si immerge nei fiori ed ora ritorna nell'alveare, dove la sua fatica si trasforma in dolce sapore di miele, scendevano nel grande fiore, che si adorna di foglie così numerose, e da lì risalivano, là dove Dio, oggetto del loro amore, soggiorna per l'eternità. I volti degli angeli erano del colore della fiamma viva, le ali erano d'oro ed il resto era più bianco della neve. Quando essi scendevano nel fiore, passando da un gradino all'altro, recavano ai beati la pace e l'ardore di carità che avevano acquistato nel loro volo verso Dio, e l'interporsi di una così grande moltitudine di angeli tra il sommo dell'Empireo dove Dio e la rosa dei beati non impediva a questi ultimi la visione dell'Eterno, né allo splendore di Dio di giungere fino alle anime. Dal momento che la luce divina penetra in tutto l'universo tanto più intensamente quanto più le varie parti di esso ne sono degne, senza alcun ostacolo. Questo regno, privo di ogni turbamento e ricco di beatitudine, popolato dalle anime del Vecchio e del Nuovo Testamento, aveva gli occhi rivolti verso un'unica meta, cioè Dio. O luce della Trinità, che risplendendo in un'unica essenza luminosa appaghi la vista dei beati, guarda pietosamente quaggiù in terra le tempeste che turbano il nostro mondo. Se i barbari, venendo da regioni così settentrionali che l'orsa maggiore vi rimane sempre visibile ruotando insieme con il figlio che tanto ama, vedendo Roma e i suoi grandiosi edifici, si stupefacevano nel tempo in cui il Laterano, cioè Roma, signoreggiava su tutte le cose mortali, io, che dall'umano ero salito al divino e dal tempo all'eterno e da Firenze ero entrato tra i beati del paradiso, di quale stupore dovevo essere colmo? Certamente lo stupore e la felicità insieme mi rendevano gradevole il silenzio che mi circondava ed il mio stesso tacere. E come un pellegrino che trova compenso alle fatiche del viaggio contemplando il tempio che aveva fatto voto di visitare e già spera di riferire agli altri come esso era fatto, nello stesso modo io facevo scorrere lo sguardo su, per la viva luce della candida rosa, di grado in grado, ora alzando gli occhi, ora abbassandoli, ed ora facendoli scorrere tutto intorno. Io vedevo sguardi accesi di carità, ornati della luce divina e della propria letizia atteggiamenti carichi di tutto il decoro che esprime la serenità interiore. Già il mio sguardo aveva abbracciato l'aspetto generale del paradiso, senza che mi fossi ancora concentrato su nessuna parte, e mi volgevo con il desiderio riacceso di sapere, per chiedere alla mia donna cose intorno alle quali la mia mente era ancora incerta. Di una cosa avevo intenzione, interrogare Beatrice, ma altra fu invece la risposta al mio intendimento. Credevo infatti di vedere vicino a me Beatrice, e vidi invece un vecchio, vestito come tutte le anime beate. I suoi occhi e il suo volto esprimevano benigna letizia, e nel suo atteggiamento si dimostrava pieno di affetto come un tenero padre. E subito io dissi: «Dov'è lei?» Ed il santo rispose: «Beatrice mi ha chiesto di scendere dal mio scanno, e se tu guardi nel terzo gradino, a cominciare dal più alto, tu la vedrai nel seggio che per i suoi meriti le è stato assegnato». Senza rispondere alzai gli occhi e vidi Beatrice, che riflettendo la luce divina irradiava attorno a sé un'aureola luminosa. Beatrice, nel suo scanno, tra i più alti della candida rosa, era distante da me ben più di quanto disti l'occhio mortale di chiunque osservi nel punto più profondo del mare, dalla regione più alta dell'atmosfera, in cui si formano i tuoni. Eppure questa distanza non ostacolava la mia vista, perché l'immagine di Beatrice non mi giungeva velata dall'atmosfera.
Oh, donna in cui prende vigore la mia speranza e che ti degnasti di scendere nel limbo per la mia salvezza, io riconosco di aver avuto per tuo merito il dono e la facoltà di vedere tutto quello che io ho visto nel mio viaggio. Tu mi hai sottratto alle schiavitù del peccato e mi hai condotto alla vera libertà, servendoti di tutte quelle vie, di tutti i mezzi che avevi la possibilità di usare. Conserva intatta in me la redenzione che tu hai operato affinché la mia anima, risanata dal peccato, si conservi così, fino al momento in cui si scioglierà dal corpo. Così parlai, e lei, che sembrava così lontana, mi guardò e vidi bene che mi sorrideva. Poi tornò a fissare lo sguardo in Dio. E il santo vecchio disse: affinché tu conduca perfettamente a termine il tuo cammino fino al suo vertice, che è il fine per il quale il santo amore di Beatrice mi ha fatto scendere verso di te, spazia a volo con lo sguardo per questo giardino fiorito, poiché aver visto il paradiso prepara appunto i tuoi occhi a salire fino alla visione di Dio. È la Vergine, Regina del Cielo, per la quale io ardo tutto d'amore, ci farà ogni grazia, poiché io sono il suo fedele Bernardo. Guardando ammirato l'ardore di San Bernardo, che già sulla terra per la sua contemplazione aveva gustato la pace del paradiso, io ero simile al pellegrino venuto da lontani paesi cristiani, come ad esempio la Croazia, per vedere il sudario di Cristo in San Pietro, il quale pellegrino non si sazia di guardare, e allora dice dentro di sé: Signore mio Gesù Cristo, era dunque così la vostra sembianza? Figlio, rigenerato dalla grazia di Dio, non potrai conoscere veramente la beatitudine del paradiso finché terrai gli occhi rivolti verso il basso. Guarda invece in alto, fino agli ultimi cerchi, finché vedrai quello dove la Vergine, al quale tutto questo regno è devoto. Io levai gli occhi, e così come al mattino la parte orientale dell'orizzonte supera per luminosità l'occidente, nello stesso modo io, alzando gli occhi dal fondo dell'Empireo, come andando con lo sguardo dal fondo di una valle alla sommità della montagna, vidi nella parte più alta della rosa un punto che vinceva per splendore tutto il resto del cerchio. E come il punto dell'orizzonte a levante si infiamma di più quando il sole sta per sorgere, mentre nei lati dall'una e dall'altra parte la luce diminuisce quanto più si allontana da quel punto, così quella luce mi appariva più splendente nel mezzo, mentre da ogni lato si veniva affievolendo. E intorno a quel punto luminoso che stava nel centro, io vidi una moltitudine di angeli festanti, diversi tra loro per lo splendore e per il modo di celebrare la Vergine, con il volo e con il canto. Io vidi qui sorridere ai loro voli e ai loro canti il bel volto della Vergine, che era motivo di letizia per tutti i beati che lo contemplavano. E anche se io avessi tanta ricchezza di parole, quanta ne ho nell'immaginazione, non oserei descrivere nemmeno la minima parte di tale bellezza. San Bernardo, vedendo che i miei occhi erano fissi nell'oggetto del suo amore, cioè nella Vergine da lui tanto amata, volse anch'egli verso di lei il suo sguardo con tanto amore che rese me ancora più desideroso di contemplare. Canto 32. Tutto preso nel suo amore per Maria, San Bernardo assunse spontaneamente il compito di maestro e iniziò a parlare con queste sante parole. Quella che è tanto bella ai piedi di Maria e che è quindi nel secondo giro è Eva, colei che aprì nel genere umano la piaga del peccato originale e la inasprì, spingendo a peccare anche Adamo, piaga che poi doveva essere risanata da Maria, dando alla luce il Redentore. Nel terzo ordine di seggi, sotto Eva, siede Rachele insieme con Beatrice, come tu puoi vedere. Sono disposte l'una sotto l'altra, di seggio in seggio. Sara, la moglie di Abramo e madre di Isacco, Rebecca, la moglie di Isacco e madre di Esaù, e Giacobbe, Giuditta e Ruth, bisavola di David, colui che compose il Miserere.
salmo per il pentimento dell'adulterio commesso con Bezzabea e per la morte del marito di lei, Uria. Dal settimo grado in giù, così come dal primo fino al sesto grado, si succedono donne del Vecchio Testamento e quella colonna di donne ebree separa i petali della rosa come una sorta di linea che taglia il fiore in senso verticale dall'alto al basso. In questo modo esse formano come una specie di muro divisorio per mezzo del quale sono ripartiti gli ordini dei beati, a seconda che la loro fede in Cristo sia stata rivolta verso il futuro o verso il passato. Ossia, i beati del Vecchio Testamento sono seduti alla sinistra di Maria e delle donne ebree, e lì il fiore è ormai maturo, la rosa ha tutti i seggi ormai occupati. Dall'altra parte, dove i semicerchi sono interrotti da seggi vuoti, si trovano coloro che volsero gli occhi della fede verso Cristo venuto. E come da questa parte il trono di Maria, regina del cielo, e gli altri seggi di sotto al suo segnano la grande separazione, così dalla parte opposta segna un'analoga divisione il seggio del grande Giovanni, che, santo, prima ancora di nascere, sopportò il deserto e il martirio, e poi l'inferno per circa 2 anni. E sotto di lui ebbero in sorte di operare questa divisione Francesco, Benedetto, Agostino e altri fin quaggiù di gradino in gradino. Ora ammira la profondità del disegno della divina provvidenza. Infatti i credenti in Cristo venturo ed i credenti in Cristo venuto riempiranno in eguale misura questo fiore. E sappi che dal gradino che taglia metà in senso orizzontale le 2 linee divisorie in giù è occupata da anime che sono in paradiso non per merito proprio, ma per merito altrui e sotto certe condizioni, perché tutti questi sono spiriti sciolti dal corpo prima ancora di possedere la facoltà della libera scelta tra il bene e il male. Si tratta di anime di bambini, e di questo tu puoi accorgerti se li osservi attentamente e se ascolti le loro voci ed osservi i loro volti puerili. Ora tu hai un dubbio, e dubitando taci, ma io scioglierò il nodo in cui ti avvolgono i tuoi sottili ragionamenti. Nella vastità dell'Empireo non c'è neppure un punto che sia casuale, quindi non possono avervi luogo il dolore, la sete o la fame. Infatti tutto quello che vedi è stabilito dalla legge eterna, così come tutte le cose si corrispondono perfettamente ciascuna secondo il motivo della sua creazione e della predestinazione, come l'anello corrisponde alla misura del dito. Perciò non è senza causa che questi bambini venuti presto alla vita del paradiso siano distinti in diversi gradi di beatitudine. Dio, il re per la cui grazia questo regno riposa in tanto amore ed in tanta gioia che nessuna volontà osa chiedere di più, creando con un gioioso atto d'amore tutte le anime, elargisce ad esse la sua grazia in misura diversa, a suo piacere. E riguardo a ciò, bisogna accontentarsi di constatare i fatti. Perciò è giusto che la luce della divinità circondi degnamente il capo degli uomini di una grazia derivante esclusivamente dalla sua unica volontà e diversamente tra un essere umano e l'altro. Dunque i bambini sono posti in gradi differenti senza alcun merito derivante loro dalla loro breve vita. Tutto ciò è infatti dovuto solo a quella differenza di acutezza della vista intellettuale e della capacità di vedere Dio, conferita loro ed assegnata direttamente per grazia divina all'atto della loro stessa creazione, in modo da comportare in ciascuno un diverso grado di beatitudine. Nei primi secoli per i bambini, al fine di avere la salvezza eterna, insieme con l'innocenza, bastava la fede dei genitori nel Cristo venturo. Poi, quando furono finite le prime età, fu necessario che i maschi acquistassero forza alle loro ali innocenti, mediante la circoncisione. Quando poi venne il tempo della grazia, cioè dopo la redenzione operata da Cristo, l'innocenza dei bambini fu relegata nel limbo, nel caso in cui essi non avessero ricevuto il battesimo. Ma ora è giunto il momento che tu guardi il volto della Vergine, quello che più assomiglia al volto di Cristo, suo figlio in terra, e dal quale ella è più vicina di qualunque altra creatura del cielo.
Quel volto nella sua chiarezza è quello che più si può preparare a vedere direttamente Cristo. Io vidi piovere sopra il volto della Vergine tanta gioia portata dagli angeli nel loro volo da Dio ai beati, che mai prima in tutto il paradiso io ero stato rapito da tanta ammirazione. Né mai tutto quello che avevo visto prima mi aveva mostrato un'immagine tanto simile a quella di Dio. E l'arcangelo Gabriele, che primo tra gli angeli era sceso accanto a Maria, cantando Ave Maria, piena di grazia, si librò ad ali aperte davanti a lei. Tutta la corte celeste da ogni parte rispose a quel canto divino, così che l'aspetto di tutti i beati e gli angeli si illuminò di letizia. Oh Santo Padre, che non disdegni di stare qui per me, lasciando il luogo alto e beato che ti è stato assegnato per l'eternità, chi è quell'angelo che guarda con tanta gioia la Vergine, ardendo tutto del suo amore? Con questa domanda feci ancora ricorso alla dottrina di San Bernardo, che fissando Maria si abbelliva come la stella del mattino, cioè Venere o Lucifero. Si abbelliva come la stella del mattino si adorna dello splendore del sole. Ed egli mi rispose: tutta l'esultanza e la letizia che si possono vedere in un angelo e in una creatura umana si raccolgono in lui. E noi siamo felici che sia così, perché egli è colui che recò in terra Maria l'annuncio, quando il Figlio di Dio volle prendere su di sé la nostra natura corporea. Ma ora vieni a seguire con gli occhi le mie parole e osserva i grandi dignitari di questo regno giustissimo e santo, i due beati che sono su in alto e più felici per essere più vicini a Maria, l'imperatrice del cielo, sono da considerarsi la radice di questa rosa di beati. Quello che sta a sinistra della Vergine è Adamo, il padre di tutti gli uomini, che per aver gustato il frutto proibito è stato causa di tanta amarezza per tutti gli umani. Alla destra di Maria sta San Pietro, il più antico e primo padre della Chiesa, al quale Cristo affidò le chiavi del paradiso. Alla destra di Pietro siede San Giovanni Evangelista, il quale prima ancora di morire ebbe la rivelazione dei tempi difficili, delle persecuzioni da cui sarebbe stata oppressa la Chiesa, la bella sposa di Cristo, che egli stesso fece sua con il suo martirio e con il suo sangue versato sulla croce per il colpo di lancia che lo ferì al costato e per i chiodi con i quali fu crocifisso. Alla sinistra di Adamo sta Mosè, che condusse gli ebrei, spesso ingrati e ritrosi, a seguirlo fuori dall'Egitto e sotto la cui guida quel popolo eletto visse di manna del deserto. Di fronte a San Pietro vedi seduta Anna, la madre della Vergine, così lieta di mirare sua figlia che pur cantando Osanna come gli altri non distoglie gli occhi da lei. Di fronte ad Adamo, padre di tutta l'umanità, siede Lucia, che esortò Beatrice a venire in tuo soccorso quando tu tornavi a volgere gli occhi verso il basso, dove stavi precipitando. Ma poiché fugge il tempo che ti riempie di sonno, ci fermeremo qui, facendo come il buon sarto che fa la gonna secondo il panno a sua disposizione. E dunque alzeremo gli occhi a Dio, che è il primo amore, così che guardando verso di lui tu possa penetrare per quanto ti sarà possibile nel suo fulgore. Ma affinché tu, credendo di andare avanti con le tue ali, non retroceda invece, è necessario che tu chieda la grazia della Vergine con la preghiera. E tu mi seguirai nelle mie parole con devozione intensa, in modo da non separare il tuo cuore dalle mie parole. Ed iniziò questa santa preghiera alla Madonna. Canto 33. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, la più umile e la più alta di tutte le creature, termine immutabile del decreto divino, tu sei colei che nobilitasti tanto la specie umana che il tuo Creatore non disdegnò di incarnarsi in tale specie. Nel tuo seno si riaccese l'amore divino per gli uomini, e per il calore di questo amore divino è sbocciata nell'eterna pace del paradiso la rosa dei beati. Qui in cielo sei come il sole al meriggio,
fiaccola ardente di carità per i beati, ed in terra, tra i mortali, sei fontana inesauribile di speranza. Signora, sei tanto grande tanto puoi presso Dio, che chiunque voglia una grazia da Dio e non ricorre a te, mostra solo di avere un desiderio vano come chi voglia volare, senza avere le ali. La tua benignità è tale che tu non solo soccorri chi ti chiede aiuto, ma molte volte previeni spontaneamente la preghiera. In te si raccoglie tutto ciò che di buono può esistere in una creatura. Ora questi che dal più profondo dell'universo fino all'empireo ha veduto ad una le diverse condizioni delle anime separate dal corpo, ti supplica affinché per grazia divina gli sia concessa tanta virtù da poter innalzarsi alla visione di Dio. Ed io, che non desiderai di vedere Dio più di quanto ora desideri questa visione per Lui, ti porgo tutte le mie preghiere e prego che esse non siano scarse affinché tu lo sciolga da ogni impedimento terreno, così che Dio gli si manifesti chiaramente. Ed ancora ti prego, Regina del Cielo, che puoi ciò che vuoi, che Lui conservi puri dopo tanta visione i Suoi sentimenti. La tua protezione vinca in lui le umane passioni. Guarda, Beatrice, quanti beati congiungono le mani in atto di preghiera, affinché tu accolga la mia richiesta. Gli occhi della Vergine, da Dio amati e venerati, fissi sulla figura di San Bernardo che pregava, mostrarono quanto le fossero gradite le devote preghiere. Poi si volsero alla luce eterna di Dio, nella quale non si deve credere che alcuna altra creatura possa penetrare tanto a fondo con uno sguardo così limpido. Ed io, che ormai mi avvicinavo al fine ultimo del desiderio umano, portai al massimo grado di intensità, così come era giusto, l'ardore del mio desiderio. Bernardo mi faceva segno e mi sorrideva perché guardassi verso l'alto, ma io mi ero già messo spontaneamente nella disposizione d'animo che egli voleva, cioè pronto a contemplare Dio. Infatti la mia vista, divenendo pura, penetrava sempre di più nel raggio della luce di Dio, che è vera per sua propria essenza. Da questo momento in poi, la mia capacità di vedere divenne superiore alla nostra capacità di esprimere con le parole, poiché il nostro parlare viene meno di fronte a tale visione e la memoria cede di fronte a ciò che va al di là delle nostre capacità. Come colui che sogna e dopo il sogno gli rimane impressa l'emozione provata, ma non ricorda il contenuto della visione, così mi sento io, perché è svanita dal ricordo quasi completamente la visione. Ma ancora sopravvive in me l'infinita dolcezza del sentimento che da essa si generò. Così cessa quasi tutta la mia visione, come la neve si scioglie al sole. Così si perdevano nel vento i responsi della Sibilla Cumana scritti su foglie leggere. Oh, luce divina, che ti innalzi tanto sopra la possibilità dell'umano intelletto, ridona per un poco alla mia memoria una sia pur piccola immagine di quello che allora sei apparsa alla mia vista, e rendi la mia lingua tanto possente da poter esprimere parole che possano essere lette dalle genti future, così che anche loro abbiano almeno una favilla della tua gloria. Infatti coloro che leggeranno la mia opera potranno avere un concetto più chiaro della tua grandezza trionfante, se essa tornerà almeno in parte alla mia memoria e se potrò celebrarla in piccola misura in questi versi. Io credo che a causa dell'intensità del fulgore divino che la mia vista sopportava, sarei rimasto abbagliato se i miei occhi non si fossero distolti da quel fulgore. E mi ricordo che proprio per questo, cioè per il timore di rimanere abbagliato se avessi distolto subito lo sguardo, trovai il coraggio di sostenere quell'intensità di luce tanto che io congiunsi il mio sguardo con Dio. Oh, abbondante grazia, per la quale io osai penetrare con lo sguardo nella luce eterna di Dio tanto da consumare tutte le mie facoltà visive.
Nel profondo della luce divina vidi legate da un vincolo d'amore tutte le cose create che sono sparse per l'universo, ovvero le sostanze e ciò che sussiste in dipendenza dalle sostanze e dei loro rapporti, come uniti intimamente fra di loro, in modo così mirabile che le mie parole possono esserne una vaga illustrazione. Io credo di aver visto la forma universale dell'unione di tutte le cose, perché dicendo queste cose sento dilatarsi di gioia il mio cuore. Un attimo solo, quello della visione di Dio, è stato per me motivo di maggiore oblio, come se fosse trascorso in quell'attimo un periodo ancora più lungo dei 25 secoli trascorsi dall'impresa degli Argonauti. Quell'impresa che fece stupire il dio Nettuno quando vide l'ombra della prima nave solcare le onde marine. Così la mia mente, tutta completamente assorta, mirava fissa, immobile e attenta, e si accendeva continuamente del desiderio di contemplare. A quella luce divina si diventa tali che è impossibile che qualcuno riesca a distogliersi da lei per guardare un altro oggetto, poiché il bene, che è l'oggetto verso il quale ogni volontà tende, è interamente raccolto in quella luce, e fuori di essa non c'è che bene imperfetto. Da ora in avanti le mie parole, sia pure limitate a quel poco che ricordo, saranno più insufficienti del balbettio di un lattante. Non perché nella luce divina che io contemplavo ci fosse più di un unico aspetto, la quale luce sempre quale era prima, immutabile, ma per il fatto che mentre io guardavo, le mie facoltà visive si rafforzavano. Uno stesso oggetto, in questo caso Dio, con il mutare delle mie capacità visive passava da un aspetto all'altro. Nella profonda e luminosa essenza divina mi apparvero tre cerchi di tre colori diversi, ma della stessa dimensione. Ed uno di essi appariva riflesso nell'altro, come un arcobaleno appare riflesso da un altro. Ed il terzo cerchio appariva un fuoco spirante in egual misura dei primi due. Oh, come insufficiente e debole il parlare rispetto al mio concetto! E questo concetto, in confronto a ciò che io vidi, è così poca cosa che la parola poco non basta a definirlo. Oh, luce eterna, che sei una sola nella tua sussistenza, che sola ti intendi e compresa da te stessa ti ami e ti compiaci! Quel secondo cerchio che appariva generato come una luce riflessa dal primo cerchio, dopo che l'ebbi contemplato tutto intorno per alquanto tempo, mi apparve dipinto nel suo interno con il suo stesso colore dell'immagine umana, per la qual cosa la mia vista era tutta fissata in quell'immagine. Ed in questo sforzo del mio intelletto ero simile al geometra che si concentra tutto con l'intelligenza per misurare il cerchio, ma senza riuscire a trovare con il suo pensiero il principio matematico del quale ha bisogno. In questa stessa situazione mi trovavo io, di fronte a quella visione straordinaria. Volevo comprendere come la figura umana si adattasse alla forma del cerchio e come potesse trovarvi luogo. Ma le mie ali non potevano volare tanto in alto, se non che la mia mente fu percossa da un'illuminazione, per mezzo della quale avvenne ciò che essa desiderava. A questo punto, alla fantasia, che si era levata così tanto in alto, vennero a mancare le forze di seguire l'intelletto in questa illuminata intuizione. Ma ormai ogni mio desiderio e ogni mia volontà erano mossi come una ruota che gira con moto uniforme da Dio, che è l'amore che imprime il movimento al sole e alle altre stelle.